Croce per Barbona, ancora per Croce, adesso Cimini all'indirizzo di Allegrini, ecco Barbona scambia con Allegrini, passaggio per Cimini, retropassaggio ancora per Allegrini, ecco ancora Barbona per Cimini, si chiude il triangolo, il suo tiro di sinistro di poco al lato della porta difesa da Lopez, incolpevole peraltro sul primo gol, nulla da fare sul calcio di rigore, ci ha fatto vedere comunque ottime parate quest'oggi Lopez. Riparte il Procicli con Leandro, viene fermato da Allegrini, riparte il Raiano dall'altra parte sulla sinistra con Cimini, la risposta prima di Lopez poi di Bidinotti, palla in corner, si continua a soffrire per la formazione rosanero e adesso subisce i continui attacchi del tirino in pianti Raiano, adesso con questo tiro smorzato da Leandro, palla che rimane lì, forse un tocco di mano, non se ne vedono gli arbitri, dalla distanza il tiro di Allegrini finisce sul fondo grazie ad una deviazione, sarà ancora corner per il Raiano, battuto dalla destra della porta difesa da Javier Lopez, ricordiamo Procicli che sta subendo gli attacchi del Raiano, Procicli che ha subito anche l'espulsione di Agostino per aver preso la palla con le mani in aria, e il calcio di rigore realizzato da Barbona dopo 11 minuti e 58 secondi della ripresa, tanto altro tiro effettuato da Barbona respinto da Fagù in corner, fuori proprio Barbona, dentro Ruscitti nel tirino in pianti Raiano, la battuta di Cimini era all'indirizzo di Allegrini, ecco Ruscitti proprio per Allegrini, sulla destra per Cimini, ancora Allegrini, ecco Cimini per Allegrini, palla sulla sinistra toccata per un attimo da Leccia con le mani Lopez per Leandro, con calma per Mittelmann, ancora Mittelmann in avanti per Aleccia, retropassaggio di Mittelmann, forse il tocco di mani di Cimini, ma si continua a giocare, Aleccia per Mittelmann, ancora Leandro, ancora Leandro, Bidinotti, Aleccia, ecco Mittelmann per Facundo Aleccia, Bidinotti, Mittelmann, sarà calcio di punizione per il Procicli, fallo commesso da Croce ai danni di Bidinotti, quarto fallo di squadra del tirino in pianti di Raiano, due ne ha commessi il Procicli nel corso di questa ripresa, 4 minuti 8 secondi al termine, Procicli 3 Raiano 2, Aleccia per Mittelmann, ecco Comas entrato al posto di Leandro nel Procicli, Bidinotti, retropassaggio per Mittelmann, adesso Aleccia, ancora Aleccia per Mittelmann, Mariano Comas, Mittelmann, in avanti per Bidinotti, il suo tiro fermato da Croce in fallo laterale, ancora Procicli in possesso palla in zona d'attacco, rimessa di Bidinotti per Mittelmann, sulla destra per Comas, Mariano Comas, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa in gioco è per il Raiano già effettuata, adesso controlla con Allegrini, ecco Croce per Cimini, ancora Allegrini, ancora Croce per Allegrini, lancio in avanti laddove non può arrivare Ruscitti, la rimessa in gioco è per il Procicli con le mani Lopez per Mittelmann, in avanti per Mariano Comas, non riesce a girarsi, lo ferma Allegrini, riparte il Raiano e ci prova Allegrini con questo tiro dalla distanza sopra la porta difesa da Javier Lopez che rimette la palla in gioco per Mittelmann, adesso Comas, un gioco di prestigio il suo con i piedi, Comas viene fermato, riprende palla Mittelmann, adesso Aleccia per Comas che non agguanta la palla, la rimessa in gioco sarà per il tirino in pianti Raiano, minuto di sospensione richiesto dal signor Walter Di Domenico, il mister del Raiano, Procicli già nuovamente in campo, fischiano gli arbitri, fischia il cronometrista il signor Rodolico Di Catania,
Ricordiamo gli arbitri Cicciarello di Catanzaro e Gugliandro di Reggio Calabria. La rimessa in gioco sarà per il Trino Impianti Raiano. Sulla palla va Allegrini. Battuta di Allegrini per Cimini. Scambia con Franchi. Ancora Allegrini. Ancora Franchi. Per Cimini. Adesso Ruscitti. Per Cimini. Altro passaggio per Allegrini. Sbaglia il passaggio all'indirizzo di Cimini. Fuori Comas, dentro Ammirabile, una tripletta per lui, quest'oggi già realizzata. Mittelman, ancora Mittelman, retropassaggio per Javier Lopez, di piede a cercare e trovare Bidinotti dall'altra parte del campo, ancora Bidinotti, sbaglia Bidinotti, riparte il Trino Impianti Raiano, 3 contro 2, Cimini, la palla al centro per Franchi, viene fermato, riparte il Procicli con Ammirabile, con calma per Bidinotti, lancio in avanti. Di petto la palla controllata da Allegrini, palla per Franchi e il tocco di Aleccia a mettere la palla in fallo laterale, si soffre in questi ultimi minuti di gioco, 2 minuti e 21 al termine, il Raiano che controlla con Allegrini, adesso Cimini per Ruscitti, il tiro di un soffio fuori di Cimini per il possibile pareggio del Trino Impianti Raiano. Palla comunque toccata in corner, l'ennesimo corner di questa ripresa della squadra in maglia gialla che adesso soffrisce di una rimessa in zona d'attacco fuori Bidinotti, dentro Cutrali nel Procicli. Eccola la rimessa effettuata, il tiro ancora una volta deviato, il tiro è stato di Ruscitti, sarà corner per il Raiano. 3 a 2 il punteggio per il Procicli, 2 minuti 9 secondi da giocare. Ruscitti viene fermato da Cutrali in modo regolare, non c'è fallo, palla che sta per essere rimessa in gioco da Javier Lopez, estremo difensore del Procicli, decisivo in alcune circostanze quest'oggi. Cutrali in avanti per Ammirabile, ancora Ammirabile con calma per Mittelman, ancora Ammirabile, serie di finte, in avanti il passaggio per Cutrali, non ci arriva Cutrali, palla rimessa in gioco da Saldana per Cimini, adesso Allegrini, ancora Cimini per Ruscitti, ecco Saldana, ancora Saldana, è uscito dalla propria porta la grande parata di Lopez sul tiro di Ruscitti, rimessa in gioco per il Raiano, già effettuata, Saldana in possesso palla, i fischi del pubblico, adesso Allegrini, ancora Saldana, 1 minuto e 26 da giocare al termine di questo incontro con Saldana per Ruscitti, non può sbagliare il Raiano, invece lo fa, l'applauso del pubblico, ha sbagliato il passaggio Saldana, la rimessa in gioco sarà per il Procicli con le mani Javier Lopez, all'indirizzo di Aleccia, viene anticipato, commette fallo Aleccia, terzo fallo della ripresa del Procicli, 4 ne ha commessi finora il Trino Impianti Raiano, già effettuata la rimessa in gioco di questo calcio di posizione, adesso Saldana per Allegrini, ancora Allegrini ci prova, ancora Aleccia sulla palla, ma l'ultimo tocco è di Allegrini, la rimessa in gioco per il Procicli. 1 minuto e 10 al termine, Procicli 3, Raiano 2. Ecco Cutrali, ancora Cutrali, palla in avanti laddove comunque non arriva Ammirabile, la rimessa in gioco sarà per il Trino Impianti Raiano, effettuata da Cimini per Saldana, ancora Saldana per Cimini, ancora per il proprio portiere, ultimo minuto di gioco, le prova tutte il Raiano, adesso Barbona per Cimini in avanti, ma c'è la risposta di Lopez, adesso ci mette anche un piede Aleccia, si soffre in questi ultimi 46 secondi di gioco, fuori Cutrali, dentro Bidinotti nel Procicli, adesso Raiano con Saldana per Barbone, i fischi del pubblico, Cimini per Saldana, ancora Cimini, Saldana, ancora uno scambio fra i due, palle in avanti,
Barbona in possesso palla, ci prova, ci mette una pezza, come si suol dire, ammirabile, si tuffa giù e viene anche ammonito, a nostro avviso, Barbona. Adesso si rialza, ammonito Barbona per simulazione. Gli applausi del pubblico, ammonito Barbona ovviamente per simulazione. Sarà calcio di punizione per il Procicli. 27 secondi al termine di questa gara, molto bella, molto equilibrata, anche con diverse occasioni più del Procicli, che adesso con Bidinotti in zona di attacco, l'ultimo tocco è di Cimini in corner. Procicli che adesso deve mantenere il possesso palla. Bidinotti per Mittelmann, non valido il tiro dalla bandierina. Palla riguadagnata dal Tirino Impianti, Raiano adesso con Allegrini per Ruscitti, riparte il Raiano, Ruscitti per Allegrini e ci prova Saldana ma sbaglia dalla distanza. 10 secondi da giocare, Procicli 3 Tirino Impianti, Raiano 2, Procicli in possesso palla adesso con Mittelmann. La battuta sarà di Lopez, Lopez con le mani per Alecce, anticipato in fallo laterale da Franchi, con calma, ammirabile, 8 secondi, ammirabile per Facundo Alecce, Alecce con calma, viene messo giù, sarà calcio di punizione per il Procicli, altra ammonizione dell'incontro, ammonito Ruscitti, il capitano ospite, sicuramente sarà una delle ultime azioni di gioco di questo incontro. 5 secondi al termine, calcio di punizione per il Procicli, sulla palla Mittelmann e Facundo Aleccia, si attende il fischio dell'arbitro, fischio che arriva in questo momento, Aleccia per Mittelmann, ancora Mittelmann, porta a spasso gli avversari, la palla che rimane in gioco, Cimini, Cimini in avanti per Barbona, ma finisce qua con il Procicli che vince davanti al proprio pubblico per 3 reti a 2 il gol nel primo tempo. Seguito, ricordo Procicli che nella quarta giornata d'andata batte il Tirino Impianti Raiano per 3 reti a 2. Eccoci con Vicente De Luis, mister rosanero. Oggi abbiamo sudato, ma alla fine il risultato premia la sua squadra. 3-2 per il Procicli contro il Raiano, ma si è sofferti. Sì, si è sofferto molto, però sempre importante vincere. Penso che la squadra non ha giocato come aveva giocato la settimana scorsa, però sempre importante vincere. Questo è un campionato molto equilibrato, dobbiamo saperlo. Ecco, primo tempo molto equilibrato, a nostro avviso 1-0 per il Procicli, nella ripresa il pareggio degli ospiti, poi il vantaggio del Procicli, la tripletta di Ammirabile quest'oggi e il rigore e l'espulsione di Agostino. Sembra giusto oppure no? No, io penso che il Cicli è stato meglio, il risultato finale è un po' giusto, 3-2 credo che è quello che si è visto nel campo. Penso che se noi abbiamo mantenuto un po' il 3-1, che io penso che possiamo vincere un po' più, non so come dirlo esatto, facile. Molto più facilmente. Fra 7 giorni sarà nuovamente campionato, la testa è già là o si festeggia la vittoria di oggi? No. Oggi devo festeggiare la vittoria di oggi. Però domani già cominciamo a pensare. Io penso che il Raiano ha giocato bene, Il Raiano è stato molto forte, Barbona è un buon giocatore, Birovero è un giocatore importante e per noi sempre vincere è importante nel girone B, che è un girone molto difficile. Sappiamo che il Torino è una delle squadre più importanti del girone, vediamo che possiamo fare, sempre pensando in vincere. Eccoci con Walter Di Domenico, allenatore del Raiano. Oggi 3-2 il finale, ma una bella partita. Sì, hai detto bene, una bella partita, un bel pubblico, peccato che ritorniamo sconfitti, però credo è doverosa da parte mia ringraziare per l'ospitalità
e soprattutto per quello che ho visto in campo. Ho visto due belle squadre che si sono battute fino alla fine per poter poi portare a casa un risultato. Ci è riuscito la squadra ospite, la squadra che giocava in casa. È chiaro che a questo punto a noi ci rimane soltanto l'amaro in bocca per quello che abbiamo fatto e avete visto. Ecco, magari dopo l'espulsione di Agostino voi ci avete creduto di più, il rigore trasformato, eravamo sul 3-2, mancavano 9 minuti. Sì, ma noi ci credevamo sin dall'inizio, noi abbiamo affrontato questa partita sapendo che comunque nell'organico del mister avevano dei buoni giocatori, ma io sono veramente contento di allenare la mia squadra perché so che comunque altrettanto ho dei ottimi giocatori e quindi era una partita che sulla carta era aperta a tutte e due le squadre, quindi io avevo un grande rispetto per loro, ma sapevo anche della mia squadra. Ecco, vista da lei il Procicli con questo organico, quello che ha visto oggi, dove può arrivare in questo campionato? Può fare sicuramente bene, il campionato è lungo e credo che è prematuro dire adesso dove può arrivare. Io credo che quello che ho visto oggi, ho visto un bello organico, una squadra molto organizzata. E credo che soprattutto questo campionato è abbastanza duro e credo ormai sono 3-4 anni che faccio questo campionato e penso che quest'anno è veramente un campionato abbastanza duro per tutti. Eccoci con Marcelo Mittelmann, a nostro avviso insieme ad Armirabile Leandro uno dei migliori oggi in campo, 3-2 il finale, ma si è sofferti anche oggi. Sì, veramente finora tutte le partite che abbiamo giocato abbiamo sofferto tanto, ma per fortuna abbiamo preso 10 punti, che il nostro obiettivo è sempre prendere punti in tutte le partite. Ecco, già fra 7 giorni sarà nuovamente campionato, ma oggi sicuramente festeggerete. Sicuramente, perché sappiamo anche che ha perso il Vesevo, siamo soli primo in classifica, ma noi quello lo dobbiamo lasciare di lato, dobbiamo pensare partita a partita e sappiamo che il sabato prossimo andiamo a giocare a Torino, che è una squadra molto difficile. Ecco, oggi secondo te è pesata l'assenza di Neto o a volte si può fare anche meno? No, sicuramente ogni singolo della squadra è molto importante per noi, sia il capitano come tutti quanti i giocatori, ma la partita di oggi sinceramente faceva molto caldo per giocare e abbiamo corso abbastanza, ma secondo me abbiamo meritato la vittoria.